Sì, buongiorno, siamo a Pistoia a Fermento. Abbiamo sbagliato il giorno perché pensavamo di bere gratis la birra, ma in realtà il giorno era ieri. E quindi, avendo avuto questa delusione, oggi facciamo una piccola contaminazione. Non parliamo di birra, ma con Andrea parliamo di vino. Ciao Andrea, benvenuto nel continente. Anche se tu in realtà ti occupi di enogastronomia, più di eno, da anni in tutta Italia ma anche in tutta Europa, e però ci vuoi raccontare una storia, un'eccellenza siciliana. L'eccellenza siciliana di Ercinella si chiama l'azienda. Sono, beh, l'azienda è giovanissima, penso che ha 7 anni. Le persone che ci lavorano sono tutte giovani, dai 20 anni in su. Abbiamo due ragazzi in vigna che curano le vigne, sono di Randazzo, quindi teniamo a far tirare un'economia principalmente locale, diciamo. E il progetto è comunque, la base è partita dal recupero delle vigne storiche, degli appezzamenti di terreno che non venivano più coltivati dai contadini della zona, perché il problema della contadina Scali è che... Ecco, scusami l'interruzione. È una zona che noi almeno qui in Toscana non abbiniamo al vino, perché stiamo parlando delle falde, anzi della parte non più faldosa, ma a una certa altezza dell'Etna. Sì, le vigne sono tutte sono dai 650 metri fino ai 950, quasi 1000, a Basso Pisciaro. C'è il Contrada Sciarone che è proprio a 1000 metri, che in mezzo si è salvata una parte di vigna ad Alberello di Nerello Mascalese, a 60 anni la vigna si è salvata, ci sono le due colate che si sono divise e si sono aperte, era un ettaro, adesso sta per diventare mezzo ettaro, perché è Contrada Sciarone ed è una vigna da cui ricaviamo il Notte Stellate, che sarebbe il Nerello Mascalese in purezza, la bottiglia si chiama Notte Stellate ed è la punta, diciamo, la riserva del produttore. Ecco, di solito si abbina l'idea che i vini meridionali, almeno quelli di anni fa, siano troppo forti, allora, non siano adatti a un pasto tradizionale. Beh, sicuramente questa qui è una bottiglia che va bevuta rigorosamente da sola, ma in realtà è anche abbinabile, però rischi sempre di andare sopra a quello che manca, a seconda che se vuoi muoverti più su carne, più. Mentre in realtà, cioè, la parte alcolica è presente, è predominante, sicuramente perché stiamo parlando di vini che di solito vanno dai 14 gradi rossi, parlo, fino a 15, 7, 16 in alcune annate. Però l'abbinamento con il cibo è totalmente fattibile, nel senso che noi abbiamo Balletti, che è un arello sangiovese, un arello mascalese in purezza, facciamo, che però viene vinificato in un modo un po' esotico, diciamo, non della zona, perché sta per 59 ore sulle bucce e questo fa sì che non prenda praticamente tutta la carica di colore del Nerello Mascalese, ma sembra alla vista un rosso scarico, non è un rosato perché non è così chiaro, però in realtà è un vino flesso, quindi noi il primo abbinamento che abbiamo considerato è stato quello con crostacei o comunque pesce e è andato assolutamente bene fra tutti quanti, anche gli insider, i produttori. Senti, e da un punto di vista del mercato, voi già operate in Italia e all'estero, mi dicevi? Noi operiamo principalmente all'estero, nel senso che i nostri vini vengono esportati molto in Giappone, in Danimarca, in Svezia, adesso forse inizieremo anche con la Spagna e la Francia. E quindi abbiamo una forte richiesta da fuori d'Italia. Mentre in Italia non lavoriamo così tanto, abbiamo un distributore a Roma e un distributore a Milano per adesso. E poi ci si muove per quel che si riesce un po' anche in Sicilia, ovviamente per quello che riusciamo. Abbiamo dei fornitori che distribuiscono un po' i vini, però sono richieste bassissime. Ecco, ma per il privato o il piccolo ristorante è possibile contattarvi via internet? Allora, c'è un sito che è Tnella, da cui si può anche ordinare direttamente, però non in tutta la linea. E di solito si va o a contatto diretto, quindi proprio chiamando il produttore se siamo privati, o se no tramite un'enoteca, mediamente qualche enoteca ci sono per adesso, qualcosa, pochi, ma ci sono. Benissimo, noi ci risentiamo per una prova su strada, a tavola, quindi aspettiamo un paio di bottiglie e le proveremo con qualche piatto.
magari di pesce spada, chi lo sa. Appuntamento. Benissimo. E allora seguiteci. Ciao Andrea e grazie. Grazie a te.